41, che però non c'è fornito di cubi ad una. Nel complesso, i due cubi permettono di attribuire al gruppo Flaubert le acque adriatiche una percentuale sul 26% circa di presenze. L'acqua di Flaubert o di tipo adriatico proviene ormai assodata dall'area produttiva del nord adriatico e i suoi aderesi si trovano lungo la via Emilia. Sono afore chiaramente prodotte di tappa imperiale, anche se si conoscono i primi esiti della fine del primo secolo dopo e arrivano fino al terzo secolo inoltrato. La diffusione di questi contenitori è prevalentemente marittima, conosciamo infatti attraverso i contesti dei relitti, che sono quelli che meglio si possono datare come contesti chiusi, la presenza di queste afore in Corsica, ma poi naturalmente vorrei citare il rito di Puntara, prima dei campi di Toscana, e poi anche sulla base sul versante adriatico, il rito di Grado. Inoltre, quest'anno abbiamo conosciuto anche una diffusione a media e lunga gittata. Se ne trovano esemplari, infatti, anche nel Mediterraneo orientale, diciamo sempre che ripeto per una questione affettiva, ma anche altre aree della costa medio orientale, e io credo di aver fatto un esemplare in Italia, non so che no, di Albania, non so come sia arrivato, ma insomma, mi sembra sicuramente attribuibile. Ora, sebbene ricerche sono state proposte identificazioni con afore di tipo fuori prodotte in ambito etrusco, cioè nel lago di San Monterrano, riterrei che queste di Luca in realtà siano sicuramente attribuibili agli atelier adriatici. E poi parleremo in seguito di un altro aspetto legato a questa cosa. Il secondo gruppo, rappresentato in gran parte, quello che è diciamo, la maggioranza di corte delle uova, ha assorbito di un piccolo particolare, mi è sfuggito il nome così particolare di questo complesso, prende il nome dal fatto che la cantina si trova effettivamente a Piazza San Michele in Forma, che il vicolo di accesso si chiama Corte delle Uova, quindi insomma, è un particolare così da rendere più ricordabile, diciamo. Allora, il secondo gruppo di afore nel 1997, nel momento del convegno, io lo definite di Erico, opposti a 479, basando A sulle identificazioni che vengono proposte a Ostia, B sul contributo già ricordato, citato di Daniele Manacorda sulla Paniera, e poi perché non ci volevano tanti problemi, onestamente. In realtà, io volevo intendere per afro e polese, io non volevo considerare come afro e polese in questo contesto, l'afro affondato, tipico della funzione delle due settentrionali, con officine che al momento non potevamo sapere se erano esclusivamente prodotte nel Valdarno, quindi ad Empoli, ma sapendo già, c'era già notizia di altre officine dislocate anche lungo la costa, sempre nel lago Pisano e Monterrano. La cosa che è dato di fatto, come per l'ancora di Foro Covid, è che la Frembolese è una fratellina. Gli esemplari, è possibile, in base a uno dei frammenti, a tipo di frammenti recuperati nella Corte delle Uova, gli esemplari di corpi ricostruiti sono almeno 11 e sono molto omogenei per morfologia o perlomeno ammessi tramatari e caratterizzati da una ripartizione molto netta delle varietà di parti distintive dei contenitori, ovvero sia è comune a tutte un'ombra di chino sfasato e distinto. Io continuo ad operare queste definizioni perché ad epoca mi erano proprio nelle orecchie, mi erano familiari perché effettivamente erano quelle che si sentivano citate. Cantinone. Io non ho frequentato, però questo di Napanella l'abbiamo frequentata tantissimo, tutti quelli che in quel periodo studiavano afro ed erano moltissimo, quindi l'abbiamo un po' acquisite. E poi in questa stessa afro c'era un'altra caratteristica che era quella dell'ansa, ma sfruttato con una doppia striatura e un fondo a falso piede ad anello, piccolino ma piano. Anche in questo caso, un unico esemplare, diciamo una serie di particolari di questi colli, sono riscontrate delle tracce di colore sull'orlo e sull'ansa, un po' diciamo, una specie di fenomeno che poi in realtà è molto più presente in quelle tanto romane. Questo gruppo così omogeneo si contrappone con una percentuale di circa 46% dell'intero, ha un altro gruppo in
che è, in cui abbiamo conosciuto 5 esemplari, con un orlo altrettanto sbasato, ma con una sorta di felina, una distinzione diversa, e un'ansa a nastro rossato senza troppe incisioni. Grosso modo corrisponde all'anfora numero 13 di questa icona. Per quanto riguarda, e naturalmente in questo gruppo di Rogelio sono tutti gli altri ordini che sono vagamente simili e con i passi analoghi, ma che non ha la possibilità di creare un gruppo a sé. Per quanto riguarda gli impasti, noi non abbiamo fatto allora fare delle indagini, quindi si tratta di indagini ad ottime, le abbiamo fatte fare anche perché all'epoca non è che ci fosse un grande range per poter confrontare i risultati di questi impasti, per cui ci sembrava che potesse essere sufficiente un esame di questo tipo. In realtà oggi credo che sarebbe necessario riprendere qualche campione e fare delle analisi per verificare se fra i pochi, perché io ieri non ne ho visti molto, non sono stata guardata più attenta, esemplari attribuibili all'età imperiale, sia possibile individuare qualche tipo di argilla che in qualche modo è stata collegata a punti di recupero in zona. Mi sembra che qualcosa allora l'avesse presentato che si riferiva, però non mi ricordo se erano esemplari da romani o di medita imperiale, che si riferiva sicuramente a argille prelevate nella zona di Empoli. Allora, per quanto riguarda, ripeto, il tipo degli impasti d'argilla, questi si presentano estremamente omogenei e molto simili, con questa pasta nocciola rosata o arancio, a grana finissima, quindi una pasta molto raffinata, e con minutissimi musi bianchi e con una bucchiatura arancio nocciola, insomma, che paga in questa gradazione di colore. Questo secondo gruppo corrisponde più o meno al 25%, sommando quindi gli indici di presenze dei due gruppi di grafico in polizia arriveranno a un massimo di 71%. Chiaramente sono valori in un campione estremamente ridotto e limitato, però possono dire sicuramente qualche cosa, anche perché è un campione ben delimitato in tempo. Avevo detto che si trattava di anfore esclusivamente da vino ed è interessante notare che l'unica anfora di importazione che compare in questo contesto è un'anfora mauretana. Un'anfora mauretana di produzione africana, che non si è capito chi stia a specificare, prodotta nell'area più o meno corrispondente all'Algeria e compagnia, che probabilmente destinata anche al trasporto di altre merci, ma che sembra ormai assodato trasportarsi anche vino. Questo soprattutto in base alle scoperte fatte sono i contesti di Marichi. Ovviamente secondo un po' di autobiografia non guasta, io ricordo il libro di Giglio Corto, dove l'approvvigionamento finale dell'equipaggio era grazie da tre anni a età, poi siccome qui in sala, insomma, beh, ma comunque ci sono ovviamente saldati di macinario relativo della parola, è un ricordo comune. Ma oltre a questo libro esistono altre documentazioni per questa cosa. E comunque si tratta di un contenitore finale esattamente come gli altri, che conferma semmai il carattere specializzato di questa discarica. La morfologia, soprattutto la forma delle anse e del collo, quest'anfora mauretana sembra fra le prime importazioni degli esemplari più antichi, collocate per punto all'inizio del III secolo, delle esportazioni da questa regione. Posso citare, ma vado molto rapidamente, che sicuramente non ho dimenticato, alcuni esemplari alluni e poi soprattutto alcuni esemplari trovati in Sicilia, uno dal rito di Campo Premiro e un altro da Campo Ero, naturalmente anche da Giro Porto. Naturalmente il deposito di Lucca, così, naturalmente la percentuale è minima, il 4% non è insomma, chiaro che è un indice molto basso. Il deposito di Lucca, così concepito, con la presenza di questi tre importanti raggruppamenti di anfore che possiamo chiamare di tipo adriatico, di tipo tirrenico, etrusco settentrionale e di importazione dall'Africa, in qualche modo sembra rispecchiare proprio una situazione particolare che appunto sembra estremamente coerente con il quadro presentato per la città di Lucca nella Vecchia Imperiale, che però in un certo senso relativamente può essere paragonato anche ad altri contesti di III secolo, che in vero non sono così frequenti in altri aree. Noi naturalmente conosciamo quelli di Roma e di Ostia,
e vorrei aggiungere tra quelli di Roma il recente contesto di Santo Stefano, che è stato pubblicato recentemente da Cervanti, contesti che naturalmente riferendo sia città come Roma o centri come Porto d'Ostia, hanno una maggiore articolazione per presenze di fondazioni, ma che comunque segnalano una caratteristica di ripiegamento, la presenza con prevalenza di altre lineari di produzione italica di media dimensione rispetto ai grandi contenitori del passato e anche con delle caratteristiche morfologiche abbastanza simili e con la presenza incondizionata di un fondo piano, un fondo che abbiamo sentito ormai anche ieri che si presta bene per essere probabilmente impagliato per essere trasportato con altri sistemi che non soltanto le grandi navi gas marine. Nel lavoro che fu presentato per Sestino, che era incentrato soprattutto sui flussi commerciali a cavallo dell'Appennino, era stato sottolineato proprio il ruolo dell'anfra di Paolo Pomigli, prima fatto un piccolo accenno, che in ogni caso costituisce un quarto della consistenza di questo strato. L'anfra di Paolo Pomigli, come avevo detto, ha una distribuzione marittima, però è chiaro che Luca non poteva raggiungerla, Luca non era raggiungibile per mare. E quindi diciamo questo evento si presta anche una serie di osservazioni. Ovviamente quest'anfra è raggiunta a Lucca per via terrestre e gli episodici rinnovamenti di quest'anfra hanno avuto tutta la linea appenninica da Mugello fino a Pistoia. Io cito quelli che mi ricordo, ma sicuramente ce ne sono altri, forse avrebbe anche aggiornato questo elenco, si trovano anche di questo tipo a Fiesole, a Prato, Città e così via. Hanno sbocco di valli fluviali e di vie che attraversano nel senso nord e sud degli Appennini, evidentemente potrebbero essere la spia di un cambiamento che si è in qualche modo verificato nel fenomeno della produzione del vino adriatico, cioè evidentemente non si può più ricorrere a una grande distribuzione transmarina, ma ci si ripiega su un mercato di più regionale con città ovviamente di livello piccolo o medio come poteva essere Lucca in quel periodo e utilizzando vie alternative. Questa situazione potrebbe prefigurare un cambiamento del sistema produttivo e distributivo dell'area romagnola, sulla quale però chiaramente io non posso esprimere perché non la conosco, ma che corrisponde molto bene anche a questo cambiamento che è in atto anche nell'area del nord dell'Etruria. Questo per quanto riguarda l'anfora di Paolo Pomigli, quindi è un po' un'anfora che ha una funzione parallela rispetto a quella ugolese. Di fatto però, e questo premio sottolinearlo, siamo proprio intorno al periodo in cui quest'anfora cessa la sua produzione, la sua distribuzione. L'anfora di Paolo Pomigli infatti perdura fino all'inizio della seconda metà del terzo secolo e poi si esaurisce, il che non significa che si sia esaurita la produzione di questo vino, ma che probabilmente si è fatto ricorso ad altri contenitori, dei fonti, eccetera. Ecco, a conferma di quanto si è detto fino adesso, di quanto ho raccontato a proposito di Corte delle Uova e all'integrazione di quanto abbiamo presentato nel 1997, bisogna dire che il proseguo degli scavi, ricerca fatta a Lucca, ha confermato una certa linea di tendenza, cioè la rarità della presenza di anfore da vino nella città alla pressoché totale assenza di anfore di importazione, la presenza di un unico contenitore di tipo ipolese. Questo è un frammento che viene dal Palazzo Anzaldi, questa è una zona regionale, quella appunto un po' più pace, successivamente alle tattate vengono legate dal domani in poi, che proviene da contesti di secondo o terzo secolo e che si potrebbe avvicinare tranquillamente agli anfori già viste in precedenza del primo gruppo. A questa testimonianza di tipo urbano si avvicina poi, possiamo affiancare l'unica per il momento testimonianza di ambito periurbano, cioè un'anfora che proviene da un'abitata, un insediamento in un ambito rurale di Porcani, località che si trova a 7-8 km da Lucca, e che parimenti appartiene a contesto di secondo o terzo secolo dopo Cristo